Salve gente, allora oggi nel frattempo che piove e della macchina non ci si può mettere le mani, che sta andando giù veramente a rotta di collo, l'acqua, è arrivato un altro mezzo in garage. Allora, è un mezzo di un ragazzo che praticamente mi ha visto un video e mi ha detto: "Guarda, mi piace come lavori, te faccio sistemare la moto." Allora niente, sono andato su e mi ho preso sta moto. È uno Squarna 125 che è completamente dilaniato, tanto qui i mezzi normali non ci C'è bocca. stanno, non c'è bocca, né c'è niente, solo i mezzi dilaniati. Al massimo gesto. No, escono interi, però Appunto. entrano dilaniati. Quindi possiamo notare che l'unica cosa che effettivamente c'è di buono è le ruote, le gomme. Allora, io sono andato a casa di sto ragazzo per vedere un attimo com'era la situazione del mezzo, per capire cosa mancava, che pezzi E tutto serviva e tutto quanto. quanto. Quindi niente, sono stato lì, ho smontato i tubi dell'acqua, ho smontato la testata, la candela, e adesso Mattia vi farà vedere come è messa la testata, anzi più che la testata, il pistone. Ecco, come possiamo notare, il pistone è da cambiare. Le guarnizioni del cilindro, che sono abbastanza usurate, cambieremo anche queste. Poi monteremo, cioè dovremo tirare giù il motore, controllare tutta la parte interna per vedere il cambio, tutto quanto. Quindi niente, sarà nei prossimi video. Che dire? Che dici te, Mattia? Ti piace? Gusta. È una bella Una bella moto, moto. eh? È una figa. Quindi c'è stato ad attacca tutto, c'è stato ad posizionare tutto, c'è stato ad avvedere tutto. Questa è la presentazione dello Squarna 125 che dovremmo sistemare. Naturalmente il lavoro è gratis, quindi già detto, già parlato, già fatto. Soltanto per farci conoscere, no? Più o meno. Quindi è un macello. È un macello. È una cosa veramente. Beh, la moto è bella, nel senso, una volta sistemata, una volta fatta, sicuramente è un bel mezzetto. E c'ha il filtro dell'aria nuovo. Sì, ho visto, infatti. Vedi? L'unica cosa che praticamente c'è di nuovo è il filtro dell'aria. Le gomme non è nuove, No, diciamo però che questo è non bello. è usurate, ma non è nuove. Io penso che allora, l'ex proprietario, prima che ce l'avesse sto ragazzo, da quello che ho capito, ce l'aveva lì il garage da tipo un sacco di tempo. Infatti, quando sono andato a smontare il carburatore per vedere se c'erano tutte le componentistiche, è scappata una marea di olio e di merda, di roba, casi il carburatore. Poi sarà da montare il cavallo, cioè praticamente da montare tutto, il cavalletto a Dicevo. scatolo, cioè praticamente da montare tutto, un po' di scatolo di qua, un po' di scatolo di là, porta scatolo di sopra, porta scatolo di sotto, ci viene sempre la roba a scatolone. Sì. Però dai, alla fine sarà un bel lavoro. Questa tipologia c'ha le rondelle della testata in ottone, in rame, scusate, in rame. Fammi un po' vedere un attimo con la testata, che mi pare bella nera. Vero? È abbastanza usurata, però vabbè,
ancora se può utilizzare. Non credo che ci sia da cambiare il cilindro. Prova, siccome che io una mezza guardata, mezza proprio, gliel'ho data, prova a tirare giù la pedanella che vediamo piano piano, che vediamo il movimento del cilindro, che come potete vedere non è grippato, però non c'aveva la benché minima compressione prima di smontare la testata. No, le aspirazioni, scarichi, non c'è arriate, non c'è grippate, sicuramente sarà data inallucidata, tanto comunque cambieremo il pistone e fasce e quindi sarà data inallucidata sto cilindro. Poi ci sarà da fare la carburazione, tutto quanto. Sarà un bel lavoretto. È un macello. C'è un bel pacco lamellare V-Force. Il proprietario del mezzo mi ha chiesto anche di rivernice al motore, tanto comunque da tirare giù per controllare pinzette, ingranaggi, cambio e tutto quello che sia, compresa la frizione, e niente. Ci sarà da mettere una plastica qui, perché vedete che ha rovinato anche. Ah no, questa non è rotta però, eh? Io penso, guarda quanto è lenta sta catena. Allora, io pensavo che era rotta la plastica, perché vedi che è tutta sgagnata, pensavo che era sgagnata dalla catena che andava a toccare. Un po' sì, perché è lenta, lentissima, è troppo lenta. Un po' però è anche l'usura del tempo, perché adesso non so l'anno, non me lo ricordo, però comunque non è nuova. Dovrebbe rimanere un po' vecchiotta, perché lo squarno con le plastiche, ma questo è cambiato. Sì, queste sono state messe altre plastiche, sia davanti che di dietro. Quindi niente, per la presentazione del mezzo è tutto. Mattia sta a morire. Mamma mia, sto a morire. Io sono tutto un mollo come un pulci. No, perché non piove mai, quindi toh, è impannato pure il vetro, che roba. E quanto è caldo, come potete notare c'è un po' d'acqua, un po' tanto. Ho messo le borchie alla macchina, io ci dice un bel po', ci stanno proprio carine, e qualche altro pezzetto, compreso il filtro dell'abitacolo. Quindi tu fai, ti diverti? Si diverte col cambio? Provi le marce? No, già l'ho provato, le marce in grana, soltanto che la quarta c'ha un problema sulla quarta. Non tiene la quarta, capito? Sicuramente è rotta la pinzetta che è esposta all'ingranaggio. E quindi ci sarà per forza da smontare. Pulirlo, smontarlo, rimontarlo, vedo il tutto. Quindi, vediamo un appuntamento ai prossimi video, no? sia per la macchina che è. Cos'è la macchina mia? È un trattore. No, oh. A modo è caricato. Un certo... No, zitto, non lo dico. Come zitto, non lo dico. No. Allora, No, non è vero, non è vero, è stato fatto tutto del massimo della legalità. Beh, scusa, la macchina è mia, se ce l'ho carica in mezzo non ce lo posso caricare. Sì, è legato tutto quanto. C'è, se potrebbe caricare, però deve essere una lunghezza specifica. Sì, e... mi pare che è un 20 o un 25% della lunghezza della macchina, adesso non mi ricordo. La legge. Sì, infatti, ma poi veniva fuori poco. Veniva fuori poco, Quindi alla fine. Quindi rompe i coglioni. Allora, è questo il problema. È stato un problema perché il signore che c'ha il furgone, ok? C'ha dei gravi problemi familiari, quindi non mi è potuto venire a prendere il mezzo, gravi problemi familiari di salute, così, quindi non mi è potuto venire a prendere il mezzo e sono dovuto andare io a ritirarlo.
Però, perché una volta che tu sei di parola con una persona e dici, oh, domani ci viene, ieri lo stesso c'è stati problemi, oggi lo stesso c'erano stati problemi, allora ho tirato via tutti i sedili, ho tirato giù tutto e ce l'ho fatto entrare. Alla fine. Giusto. Tanto Il bisogna furgone ce pure, l'avevo. per il momento i soldi non c'è per comprare un furgone. E quello che me lo fa di solito non poteva, io mi sono organizzato di conseguenza. Quindi, niente, andava un po' così. Ma andava tutto bene, comunque tutto in regola, assicurazione c'è, la macchina, il bollo c'è, la revisione c'è, tutto a posto, alla fine se non sborcia fuori, era legata bene, a poi rivista come era legata. Dopo non si muove. Non si muoveva per niente, quindi un po' dei cazzi nostri che non c'è Doriani di, ma li ho detti. L'SR qui è fatto, è finito, manca solo la sella che faremo sabato, e per il resto, per chi è interessato a un SR50 con 45.000 km, e praticamente gli avevamo rifatto tutto il motore, tutte le carenature, tutto, manca niente. Il prezzo è 500 euro. Ah, della DEP, ecco Ah, perché. non tanto va smucinando, va Questa è una cosando. È marmitta, una bella della marmitta, DEP. sì. Questa della DEP è buona. Solo che è tutta collata e piena d'olio, Sì, l'ho quindi questa sentito. sarà tutta da pulire internamente. È tutta incrostata, un casino. Lo stesso per il silenziatore, che andrà cambiata la roccia. Un attimo, Mauro! Ciao. Ciao Mauro! Sera. Come va? Bene. Eccolo, è arrivato, Caldo, guarda che pizzo. Adesso sono Com'è che tornato. si chiama questo? Fumanciu, una roba del Fumanciù. genere. Ok. C'è pure mio fratello che è venuto per il computer, Sì. però il computer non c'è. Come lo c'è? Come lo ogni? Nessun caso. No, l'ho dato a un vicino che me lo sta sistemando. Guarda che mi sono messo. Sì. Allora, ti dicevo, la scheda madre del tuo è buona? Sì. Il chip, il coso? Sì. È un hard disk che è andato, quindi il resto è tutto buono. E è possibile avere quello lì, anche il coso che dà la corrente a tutto l'impianto? L'alimentatore, sì. L'alimentatore? Quindi te c'hai tutto? Manca solo l'hard disk e il case. Ah, il Solo case che ce dopo l'ho. c'è da installare tutto, cioè c'è da scaricare i driver, cioè un po' di lavoro da fare. Io non so tanto qua, non l'ho mai fatto. No, ma a me me lo fanno, quindi a posto. Io ti porto tutto. C'ho anche la scheda video dell'Asus, poi mi pare, che l'ho comprata apposta per i videogiochi. Quando me lo puoi portare? Sì, può essere un po' sì, guarda. Adè? Allora, te va un attimo su in casa, che arriva Paolo, che ha lasciato il telefono su casa. Vai a più un attimo il telefono. C'ho tutto un sacchettato, quindi te lo porto subito. Te sono il clacson, stasera mi fai parcheggiare con Joe. Sì, lo so, un attimo, vengo fuori, te lo Chi fa pio. il telefono? Chiedelo ad Alessia, se no sta sopra il tavolo della sala. Ah no, sta alla parte del computer mia. L'ho portato la camera da Alessia. No, Purtroppo la chiavetta non ho trovato quella per la wifi. vabbè, io la chiavetta per la wifi l'ho comprata, perché abbiamo messo il computer pure qua giù per fare le centraline, eccetera, eccetera. E c'è da ordinare un pezzo, c'è da fare una roba. Si fa tutto direttamente da qua giù il garage, visto che Paolo mi ha regalato Sì, vedi. un fisso. Solo che non me legge, Chi è? Questo è Paolo. questo è Paolo, solo che non me legge il televisore, quello Ah, è grosso. Paolo. È Paolo, ma è Si è scemo. incastrato da qualche parte. Eccolo che sta andando a sbattere. Fa vedere in diretta. Dai, butta giù tutto! Gli scivola stand. Dai, faccio vedere la botta! Eccola, Sempre più giù sta andando. In diretta che...
che dammo le botte tutta la mano. Aspetta che te spingiamo là dietro. Dai, dammi la mano. Io non stavo dietro. Siamo andati a spingere la macchina. Testa di cazzo. Ma sei proprio scemo. Più una di queste. Pure. Vaffanculo. La gente è tutta matta, Comunque, intanto che Mattia ti è andato a spiare il telefono, visto che siamo tutti quanti, siamo tutti quanti, scendi su, però. E guarda che fratello tuo, che è mio. Non mi ricordo, però ti servivo prima te quello, E chi cazzo? Un altro. Dico subito quella dei bancali, ma. Sì, vabbè, no, mi diceva che c'è un po' di legna per i bancali. E che l'altra volta la motosega serviva a Paolo, gliel'ho preparata tutta e poi non ci sei venuto più. Ah, scureggia. No, non faccio di queste cose. No, manco. Comunque, niente, se vuoi. Ma abbia pure la roba, dai. Non do il consenso per la pubblicazione del video. lo taglio, lo dici. Non do il consenso. Niente, quindi il video lo pubblicheremo lo stesso. Ah, dal consenso lo stesso, dai. Mi chiamo Kim Olajuwon, quindi io a Kim Olajuwon do il consenso per la pubblicazione su YouPorn XNX. Niente, tutti scemi. Non ricordo, non vedi, non ma ti rendi conto che anch'io c'ho da combattere? E poi dopo dici, come fa a essere sano? È normale che i matti vanno i matti. Infatti no. Infatti ero io che andavo in giro sulla roda rota, da Bagnolo al castello. Io non ho visto niente. Ma quando? L'altro ieri. Sì, l'altro ieri, non ce l'ho la macchina. Quando ce l'ho appunto. Quello appunto. No, vabbè, allora, quello era stato una cosa un po' particolare. Comunque la rota c'era, non è che non c'era. Sì, c'era, perché... c'è anch'io. La rota c'era, era sopra la multipla, perché comunque l'ho fatta cascata. Vabbè, te stai a mischiare tutti gli aneddoti, adesso dobbiamo raccontare tutti gli aneddoti di chi dentro diventavamo matti. Pubblicità. Quindi, certo. Pronto il saluto, sì, perché Ciccio ce n'è un'altra serie fuori. Appunto, ce n'è anche di lei, perché io quando devo parcheggiare con la macchina. E cos'è Leo? Questi tutti da vendere. Li giochiamo tutti con la macchina. Sì, certo, adesso con il sistema di tre li buttiamo pure via. Ma cosa le palle? Visto, guarda cosa ho trovato, guarda il bello, le serie. L'ho fatto tutto nuovo, carina, motore. Ma le palle, le trago quello? Sì, praticamente ce l'avevo uno che lo doveva demolire. Ah. Ho pagato la demolizione, cioè la demolizione, ho fatto il passaggio di proprietà. E è quello che io ho venduto a quello che poi ti ha ridato, no? No, quello era un altro aneddoto di 5 anni, 6 anni fa. Ma che le palle di Dragon Ball, no? Le metti tutte insieme, fai un'armadietta, ti tieni lì, vedi. Ma che sei scemo? Le palle di Dragon Ball, quelle erano le supposte della... Io non so che supposte usi. No. le capsule erano. Il problema è se si apre la Capsule Corporation, vero? Niente, a posto, gente. Vedo sta attento questa cazzo di telecamere, sta bocca. Stava a far video di questa. No, io ti ricordo che 15 anni fa dicevamo che era matto del zio, anzi che non so, era andato avanti. Ma quello non andava più al cellulare, è partito mezzo. Ma non lo so, adesso che si è messo. Non importa niente. Fa le porchette con Alessia, non ce l'ho visto. Aia. Ecco perché sta sempre qui. No, sta qui perché gli piace i motori. Sì. Padre. Sì, ma io strongo le gambe tutte e due. Gente, vediamo nel saluto. Ciao! Eccolo Mattia. Quanto cazzo di suolo ha più sto telefono? Migliore. Che si sta a fare sopra con me? Niente. Ecco, vedi, te l'ha detto. Che sozzi. Cosa? Vedi, ieri, perché non lo trovavo, no? Ci ho messo questo qua, per blocco, no? Che sozzi. Solo che a un certo punto ho fatto suonare. Dopo dico, ma è tardi, no? Perché lo faccio suonare la notte. Se devo sta a parlare con Paolo, qui non staccamo più, fammo 3 ore di video soltanto per le discussioni stupide. Comunque sono alto, Vabbè, mio fratello, pensa. E quindi un bel like, iscrivetevi al canale, ci saranno a breve nuovi video. Ciao a tutti. Ciao, mandiamolo tutti. Ciao da Siena.